20 miglia. Dalla Svizzera, o meglio, dall'Italia alla Svizzera, quest'anno sono transitati 48.000 profughi, richiedenti asilo, presunti profughi. La Svizzera ce ne ha riammessi circa 30.000. Do una notizia, che mentre noi stiamo discutendo di Dublino, stiamo discutendo di Schengen, quasi tutti i paesi europei Schengen l'hanno sospeso, cioè hanno ripristinato tutti i controlli alle frontiere. La Francia socialista a Ventimiglia ha eretto un muro, ok, da Ventimiglia non passa uno spillo, stessa cosa hanno fatto gli austriaci, stessa cosa hanno fatto gli svizzeri, stessa cosa hanno fatto i tedeschi. La Merkel, dopo aver accolto 1 milione di profughi siriani, a un certo punto, capendo che avrebbe perso le elezioni politiche, no, ha sospeso Schengen. Stessa cosa di sospensione di Schengen hanno fatto i paesi del nord, i paesi Danimarca, Norvegia, Svezia, cioè i paesi che hanno professato il modello del multiculturalismo, della società multietnica, a un certo punto hanno detto: guardate, forse questo modello è un modello perdente, chiudiamolo. Quindi c'è Schengen. Schengen funziona, lo dico a Parenzo, si basa su due presupposti: libera circolazione, certo, nelle frontiere interne di uomini, merci, infatti, persone, non di clandestini, ma controllo rigido delle frontiere esterne. Oggi il controllo rigido che non c'è delle frontiere esterne è stato appaltato a un organo che si chiama Frontex, che è un baraccone che costa un sacco di soldi e che non protegge assolutamente nulla. Quando noi chiediamo di rivedere questi trattati, evidentemente il motivo è questo. Mi lascio fare una battuta, mamma, al Don. Io non so il termine accoglienza come lo declina il Don. Oggi Don il termine Fabio. Don Fabio. Perché Don Fabio non si capisce. Don Fabio. Fabio. Oggi quel termine viene Cuba, il termine accoglienza, Don Fabio, Cuba nel nostro paese qualcosa come 4 miliardi di euro. Io non so se questa è un'accoglienza caritatevole. Io so che è sicuramente un'accoglienza lucrativa, perché oggi su quell'accoglienza lì, che lei predica in modo assolutamente dignitoso e non lo voglio mettere in discussione, ci sono cooperative, associazioni, Onlus e Caritas che ci stanno mangiando, che stanno lucrando e stanno speculando. Non, non tutte, ovviamente, molte sì. Tant'è che do una notizia, esatto, poi chiudo veramente. Cioè, andate a leggervi la relazione presentata dalla Corte dei Conti, cioè dalla magistratura contabile, a dicembre 2016, che dice, sono 200 pagine, dove condannano la poca trasparenza, la poca tracciabilità della gestione del fenomeno dell'accoglienza, in modo particolare, perché nessuno rendiconta nulla, sono soldi pubblici. Aspetti un attimo che ci torniamo su questa parte delle ONLUS. Rendicontati, tracciati, sì, molte, e resi, no, c'è molto, una differenza. Se questa è l'accoglienza di Don Fabio, questa accoglienza non trova il mio rispetto.